tutto comporta male. Allora
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, e con grande gioia che accogliamo la sua visita, la sua presenza in mezzo a noi, questa sera per un motivo particolare. Abbiamo la gioia questa sera di incoronare la Madonna, questa statua della Madonna che da tanti, direi da tanti anni, quindi da alcuni secoli, è stata pellegrina nelle famiglie dei artigiani del nostro paese. O Dio, che in Maria, madre del tuo figlio, hai posto il segno della nostra difesa e del nostro aiuto, concedi al popolo cristiano di vivere sempre sotto la tua, sua protezione e di godere di una pace indefettibile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso la liturgia della parola. Nella prima lettura, tratta dal libro dell'Apocalisse, San Giovanni descrive una donna che, adorna di tutto il suo splendore, appare nel cielo come un segno grandioso. Questa donna simboleggia Maria, che è segno luminoso per tutti noi, suoi figli. Nel brano del Vangelo viene descritto come Maria, affidata da Gesù all'Apostolo Giovanni, diviene madre per tutta l'umanità. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, egli seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra. E con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Parola di Dio. O Vergine Maria, perché hai creduto? Si è adempiuta in te la parola del Signore. Thank you.
quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Siamo il canto numero 39. Thank you.
Signore Gesù in cammino verso Gerusalemme per compiere fino in fondo la volontà del Padre, ci chiede aiuto a dire di esempio Maria, umile, ancella e discepola fedele. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Padre Santo, che hai dato a Maria la grazia di essere discepola della parola, ancor prima di essere madre del Verbo incarnato, dona alla comunità ecclesiale lo spirito dell'ascolto per obbedire nella fede ad ogni cenno della tua volontà. Preghiamo. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, per l'onore e gloria del tuo nome, e per il nome di Cristo, e di tutta la Chiesa. Accoglio, Padre, l'offerta che presentiamo all'altare nel ricordo di Maria, aiuto dei cristiani, e fa che nella prova della vita la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e come madre. Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e Cristo nostro Signore. Tu hai dato l'Immacolata Vergine Maria, madre di tuo Figlio, come ausiliatrice e come madre dal popolo cristiano, perché affronti in trepido il buon combattimento della fede, e saldamente ancorato alle preghiere degli apostoli, proceda sicuro tra le fede del mondo fino a raggiungere la perfetta gioia e la patria celeste. E noi, oggi e nei secoli, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con devota esultanza l'inno della tua gloria. Thank you.
umilmente. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo figlio, il nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella resa della tua venuta.
nostra madre, ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso, per rivestirci di Cristo uomo nuovo, e il vive regna nei secoli dei secoli. Eccellenza Reverendissima, vi consegna a nome di tutti gli artigiani della comunità di Martinico di esprimere il nostro vivissimo grazie sentito per questo dono della sua presenza, per questo gesto così solenne che ha voluto compiere l'onore della Madonna, che noi vogliamo venerare con questo titolo, la M che portano gli artigiani nel cuore, è il segno di Maria, come Vostra Eccellenza ha ben detto. Maria, che è la madre, abbiamo voluto dire, dei maestri, degli artigiani. Questo è il senso di questa M. E poi c'è un segno, è il segno della palma, il segno della vittoria, che vogliamo riportare sulla realtà della sofferenza, del dolore, del lavoro, perché con lei vogliamo vincere, con lei vogliamo vivere la nostra vita. Grazie per questo dono che ci ha fatto questa sera. Io sono lieto di aver preso parte a questa bellissima celebrazione che ha un significato veramente profondo, l'amore filiale che uno di voi porta verso la Madonna Santissima. Certamente da questo amore scaturirà tanto bene per le vostre case, per le vostre famiglie e per i vostri figli. Di questo sono veramente contento. E su di voi io imploro quelli che siano la Madonna Santissima, che veneriamo con Madonna e Carmi, ma a Martinico viene venerata anche con Madonna del Conte, invoco l'abbondanza delle benedizioni del Signore su di voi e sulle vostre famiglie. Il Signore sia con voi.
accende. Mi sa che la vecchietta pure della cava di e poi ti sposti, capito? Prima parte con le accende e poi ti sposti per pigliare tutto il fondo. Lascia i colori. Mette queste. Ah, va ti spostando, la contare, questa parte. L'angolatura meglio deve essere. Allora, lasciale da parte e ti pigli tutto lo sfondo. Thank you.
affidiamo la Madonna a questa famiglia, la famiglia Leone, sì, e affidiamo la famiglia Leone alla Madonna. Giusto? Ecco, chiediamo proprio per questa famiglia, come per tutte le famiglie del quartiere, ecco, che possa la Madonna portare grazia, conforto, benedizione e sostegno. Ecco, vogliamo esprimere il nostro benvenuto alla Madonna in questa zona, in questa famiglia, con un nostro applauso. Particolare al comitato che ha consentito la possibilità di poter coronare così solennemente la Madonna. Penso non ci poteva essere occasione più bella, più provvista di festa. Ecco, grazie per il pensiero, per il dono, e ci auguriamo che questo amore possa essere per ciascuno di noi motivo di gioia, di pace, di serenità. Auguri a tutti per una santa e buona Pasqua. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sarà benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E nel tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Signore sia con tutti voi. Questa celebrazione Santa dei Maschi era un po' scomparsa nella tradizione del nostro paese. Dopo circa 25 anni di assenza di questa celebrazione, un gruppo di amici che sono qui così interessati, così interventi proprio nell'esperienza della Chiesa, abbiamo recuperato la statua della Madonna e abbiamo invitato anche la sezione degli artigiani italiani perché potesse condividere in una forma nuova questa esperienza della celebrazione di questa antica tradizione. Devo dire che ha trovato una rispondenza veramente ecco, questa nostra amici hanno rimasto a rivivere questa esperienza. E quello che è l'esperienza della fede della famiglia. È un anno di chiesi, un anno di incontri, un anno di preghiera, di approfondimento, di lettura della parola di Dio. Quindi dove vita la Madonna, questa donna non si ferma a lei. Questa esperienza ci ha dato ancora una volta completamente la conferma che la vedo
Grazie a tutti.